annunciato sia Borsato sia Spencer. La palla è arrivata a Natali. Sbaglia Spencer, ma arriva il tap-in schiacciato di Amedeo Tessitori che fa saltare in piedi la panchina forlivese. Va a realizzare Miroslav Todic nonostante il fallo di Dordain. Sono passati 34 minuti e mezzo, Forlì in difesa, qui bel pallone però di Eder per Pascolo, troppo libero e Pascolo realizza contro Spanghero. Borsato deve provare qualcosa Stefano, eccolo qui, vedete escursione lungo linea di fondo, poi per Musso da tre punti e Bernardo Musso realizza, non segna più Trento dall'arco, non segna veramente più, bisogna approfittarne ora provando a scappare via in questa partita. Bella palla per Roderick, Natali lo pesca bene, Roderick segna. Forlì ha più 5, però la palla in attacco ce l'ha Trento. Bisogna stringere i denti con Musso in difesa, ora su Umè che scappa via, la grandissima in questo caso. Un solo tiro ora a dividere due squadre, Roderick per Nicola Natali, Musso elude bene Umè, poi apre in angolo Borsato, Roderick rifiuta il tiro da tre per prendere un'autostrada che lo porta fino al capolinea della schiacciata. Palleggio incrociato di BJ, poi va da Conte, Conte tiro centratissimo ma ribasta in attacco, lo prende un lestissimo Toto e Elder va ancora a realizzare. Vediamo, attenzione perché Trento ha la palla del potenziale aggancio, BJ Elder contro Todic, Todic tiene, Elder deraglia, la consegna direttamente nelle mani di Roderick, il contropiede e il canestro di Musso che a 1:13 toglie un po' le castagne dal fuoco. Vediamo però Trento che ci riprova con Forrai, arriva Roderick. È stata ottima la difesa di Todic su Elder, Elder non ha tirato da tre, non ha tirato da due, vediamo cosa fa adesso, va a segnare e questa volta è stato bravo. Buscaglia, leggerezza, leggerezza di Roderick. Non spende fallo Trento, vuole difendere fino alla fine, giustamente, su questo possesso di Forlì, che lo gioca con Borsato, che trova poi un fallo. Mi sembra che Dell'Agnello dica niente fallo, anche se arriva adesso l'errore di Borsato, 0-2. Attenzione Conte, Forrai, Elder ovviamente col pallone contro Roderick, prova a rubargliela, poi Elder sguscia via in angolo Umè, Umè la tripla, è lunga, ribalzo, la palla vaga, la palla esce ma è rimessa per Forlì. Ora è Borsato a effettuare la rimessa, vediamo se uscirà Roderick per ricevere il pallone, così è, la difesa se lo perde, Roderick va a schiacciare, 4 secondi alla fine, 8-7-8-4, non è finita, Forrai, la disperazione e Forlì vince, Forlì vince, Forlì ha vinto questa partita.